sono qui del Lazio, di Roma. Noi siamo la delegazione e veniamo dalla Toscana. Dalla Puglia. Da Potenza. Dalla Calabria. Vengo da Napoli e faccio il preside a Foggia. Palermo, Istituto Superiore Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono. Ci sentiamo realmente incatenati rispetto agli obblighi e rispetto ai pochi diritti. Le responsabilità dei dirigenti scolastici sono notevolissime. Il Ministero scarica tutte le responsabilità sui dirigenti, a partire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro. Come può un dirigente scolastico rispondere della sicurezza degli edifici scolastici quando la proprietà è di altri? Noi in questi 2 anni ci siamo spesi veramente tanto. Io ho fatto il dirigente scolastico, ma ho fatto anche l'architetto, ho misurato le aule, ho misurato le distanze, ho cercato di attrezzare la mia scuola con spazi per la ricreazione esterni, ho creato delle aule esterne, cioè abbiamo fatto di tutto e siamo stanchi, stiamo veramente stanchi, ma stanchi anche moralmente. A settembre si corre il rischio che alcuni istituti tornino alla didattica a distanza? Sì, io penso che il rischio c'è ancora. Sinceramente penso che si corre il rischio perché i problemi atavici sono rimasti tali e sono rimasti irrisolti. Il problema principale è che ritorno al 100% in tantissimi istituti non si potrà avere perché comunque gli spazi non sono sufficienti, manca una politica di edilizia scolastica che possa dare veramente delle strutture adeguate ai nostri figli. Devono essere risolti soprattutto per le scuole del secondo ciclo i problemi legati al trasporto, legati alla mobilità. Noi siamo stanchi, ecco, dico di essere presi in giro. A settembre probabilmente le scuole non le apriremo noi. Incroceremo le braccia, se saremo costretti arriveremo alla disobbedienza civile. La morale di questa storiella non è dolce né per niente bella. Chi lavora è sempre snobbato ed a volte persino fregato. Ecco, la questione dei vaccini, visto che è il tema. Ma voi non avete idea di quante diffide sono arrivate i dirigenti da parte di chi non vuole le mascherine, chi dice che è obbligatorio, chi non vuole vaccinarsi, quindi i problemi sono tantissimi. Se il vaccino è una misura che tutela, insomma, la salute, deve essere resa obbligatoria, non ci si può astenere. Penso che ci siano delle responsabilità, non dico uguali a quelle dei sanitari, ma insomma molto, molto simili. Io sarei come per l'ASL, siccome te stai in un contesto dove ci sono ragazzi fragili, docenti fragili, te o ti vaccini o stai in aspettativa per un anno, due, quello che è, senza stipendio, va bene, e te ne stai a casa. Se io so che posso infettare altre persone, beh, insomma, o mi adeguo alla situazione o mi faccio da parte. Se non voglio capire, qualcuno ti deve fare da parte, insomma. Quindi, se vogliamo vivere in un contesto civile, ci dobbiamo adeguare alle regole del contesto civile. È quello che io dico sempre ai ragazzi quando fanno qualcosa che non devono fare. Le regole servono perché la mia libertà finisce dove comincia la tua. E io non posso rischiare di infettare una scuola perché uno non si vuole vaccinare.